Giancarlo Formica, local promoter per la tappa con arrivo a Scalea, Riviera dei Cedri. Siamo a 100 giorni dalla partenza del Giro d'Italia 2022, la Torre di Talao si illumina di rosa. È proprio questo quello che stiamo andando a diciamo a incorniciare in questa giornata, ovvero l'accensione della Torre Talao, per segnare, così come in tutta Italia, il countdown a 100 giorni dalla partenza del Giro d'Italia, il giro tanto atteso qui in Riviera dei Cedri, soprattutto nella città di Scalea, che sarà appunto la città che ospiterà l'arrivo della tappa. E i lavori procedono andando appunto a mettere in pratica tutte quelle che sono le per così dire i protocolli dettati da RCS, da l'organizzatore del Giro d'Italia, in cui ci ha dato delle linee guida. Per quanto riguarda il territorio, ci stiamo apprestando appunto a organizzare una serie di eventi collaterali proprio per andare a far sì che il Giro d'Italia diventi il culmine di tutta una serie di eventi. Indubbiamente siamo orgogliosi di essere l'unica tappa interamente calabrese e qui pertanto cercheremo di dare il meglio per dar lustro al nostro territorio, ma soprattutto a tutta la Calabria intera. Il Giro d'Italia non è solo promozione, ma è anche sostenibilità. Scalea sarà anche l'arrivo della tappa del Giro E, ovvero prima dell'arrivo della tappa dei ciclisti ci sarà l'arrivo del Giro E, che sarebbe appunto un giro che segue le tappe del Giro d'Italia, solo che i ciclisti saranno a bordo di biciclette a pedalata assistita, quindi sono delle e-bike, proprio per promuovere sempre più quello che è un discorso appunto di sostenibilità. Del resto anche diverse ammiraglie saranno con auto elettriche, pertanto anche questo sarà un intervento che sul territorio verrà messo in pratica, cioè l'installazione di colonnine per la ricarica appunto di queste macchine. Non possiamo dimenticare quello che è il concetto di sostenibilità, uno dei punti cardini anche del turismo che noi spingiamo nella Riviera dei Cedri.